Primo spettacolo all'Ice Dome, la grande arena di ghiaccio realizzata a 2600 metri del ghiacciaio Presena, tutto esaurito per The Bastard Sons of Dioniso. Paola Siano. Qui sarà, e qui resterà. Un concerto da brividi, per la musica certo, ma soprattutto per la location. In centinaia, in coda, per raggiungere l'Ice Dome, la grande arena di ghiaccio realizzata ai 2600 metri del ghiacciaio Presena. Sono state le note e i brani eseguiti dai The Bastard Sons of Dioniso ad inaugurare questa struttura per un concerto da tutto esaurito. E c'era da aspettarselo, uno spettacolo davvero suggestivo che ha dato il via all'Ice Music Festival, rassegna musicale suonata con strumenti rigorosamente di ghiaccio, un'esperienza unica per il pubblico ma anche per i musicisti. Più che strumenti, questi sono degli esseri viventi, la sensazione quindi mentre li stai suonando è di avere qualcosa che muta, che continua a cambiare, di estremamente delicato e con un suono unico e appunto quasi un suono lunare, perché anche l'ambientazione dove si sta suonando, che è un igloo completamente di ghiaccio, crea una sua sonorità. L'idea è dell'artista americano Tim Linhart, che da anni si è specializzato nella realizzazione di strumenti musicali di ghiaccio. Sono davvero molto contento. Ora abbiamo la concert hall costruita ed è tutto pronto. Ora siamo pronti anche noi per rilassarci e ascoltare un po' di buona musica. Per la musica di ghiaccio e per la concert hall qui la temperatura è perfetta, anche per mantenere tutto ciò che c'è all'interno. E poi qui al Tonale lo sci è straordinario, il cibo è eccezionale e le persone sono molto amichevoli. Mi piace davvero tanto questo posto. La band trentina, oltre ad alcune cover dei Beatles, ha proposto brani del proprio repertorio in un'esibizione immortalata anche dalle telecamere di emittenti televisive francesi e tedesche. Il cartellone dell'Ice Music Festival proseguirà con 54 concerti, 4 a settimana, 2 il giovedì con un repertorio di musica classica e altrettanti il sabato, quando si esibiranno ospiti internazionali che proporranno dal jazz al rock alla musica italiana anni 80. La conclusione sabato 30 marzo con l'Ice Music Party, la kermesse musicale con i protagonisti dell'Ice Music Festival. Special guest il violoncellista e compositore siciliano Giovanni Soldi.